Ehi 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 ehi! Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo deciso di proporvi qualcosa di nuovo. Apriamo la sezione vlog. Quindi, benvenuti in questo primo vlog! Oggi vi porteremo con noi nella nostra vacanza in Trentino Alto Adige. Direzione Val Venosta. Le valigie sono pronte e noi pure. E anche Gingy non vede l'ora di partire. Ebbene sì, perché porteremo anche lei. Ma prima di iniziare, mettete un bel like, commentate qua sotto e condividete. Iscrivetevi al canale. Guardatelo fino alla fine perché ne vedrete delle belle. Let's go! Come sempre la nostra vacanza è iniziata con un bel video allo specchio, con Ginger in braccio a Jade e noi super soddisfatte dei nuovi calzini. Eccoci tutte in macchina, ancora un po' assonnate. Ginger, annoiata, ha iniziato a miagolare, così l'abbiamo fatta uscire dal trasportino. Contentissima, ha iniziato a esplorare la macchina e a godersi il paesaggio. Dopo qualche ora di viaggio ci siamo fermati in autogrill per mangiare e per sganchirci le gambe. Da notare Ginger che era tipo super terrorizzata. Dopo esserci gustato il pranzo tra panini e insalata d'orzo, abbiamo deciso di prenderci un super caffè zero. E vi giuro che era troppo, ma troppo buono. Siamo tornate in macchina e siamo ripartite con tanto di film. Quasi arrivati in albergo ci siamo accorte che la temperatura era scesa, noi in calzoncini top con 13 gradi. Il tempo non era un granché, ma ci siamo comunque godute il paesaggio. Anche Ginger non se l'è perso, infatti era a fianco al finestrino. Dopo aver cantato un po', finalmente abbiamo visto in lontananza il lago. Pochi minuti ed eccoci scese dalla macchina davanti all'entrata dell'albergo. Si può notare dalla mia faccia che si gelava. Dopo aver scaricato la macchina e aver parcheggiato, siamo entrate. Eravamo già venute in questo albergo quando eravamo piccole. Era esattamente come ce lo ricordavamo. Abbiamo aspettato di prendere le chiavi e siamo salite in camera. Da vere atlete, come si può notare, abbiamo preso le scale. Ecco qua le vere atlete. Già belle che morte. Ma qua cosa cavolo stavo facendo? Ah boh. Vabbè, eccoci entrate nella camera numero 306 dove avremo dormito tutte e quattro insieme. Entrate, ognuno ha scelto il proprio letto e Jade e Dan hanno deciso di dormire nel letto castello e io e Lara invece ci siamo prese il letto matrimoniale. Tutto per noi! Eccoci noi nella bella reggia e loro nel letto castello. Fuori sul terrazzo, andiamo! E ora Maya vi fa vedere la splendida vista che c'era dal nostro terrazzo. Wow, che vista! Ginger non ha perso tempo e si è scelta anche lei un letto sul quale fare un riposino dopo un lungo viaggio. Altri video di noi allo specchio! Dopo esserci cambiate, messo il costume e l'accappatoio, abbiamo deciso di scendere in piscina per rilassarci un po'. Altro video allo specchio. Forse Adana stava un po' troppo grande. Comunque, dopo aver fatto come al solito un po' le stupide, abbiamo preso l'ascensore. Ovviamente abbiamo sbagliato piano. Abbiamo fatto una bella sfilata in accappatoio nella hall e poi siamo scese fino al meno uno, dove c'era la spa. Non sapendo il tedesco, un po' confuso, abbiamo aperto tipo qualunque porta, ma poi siamo riusciti a trovare quella giusta e ad arrivare in piscina. Eccoci qua! Ecco il giardino con tanto di vista mozzafiato sul lago. Faceva freddissimo! Maya e Dana si sono subito tuffate in piscina e si sono improvvisate sincronette. Tornate in camera, ci siamo preparate per la cena. Erano solo le 7, ma stavamo morendo di fame. La cena è iniziata con un buffet, per la mia gioia, molto ricco. Purtroppo di verdure. Ma fin qui la dieta tutto a posto.
Sì, appunto, fino a qua, perché poi dopo... Ecco arrivato l'antipasto, il primo e il secondo. Tutti molto belli, ma soprattutto buonissimi. Sì, mamma, io al dolce, mente cioccolato. Sazie, siamo tornate in camera e ci siamo preparate per andare a dormire. Ci siamo lavate i denti e ci siamo accorte che lo specchio era altissimo. Poi siamo andate in camera dei nostri genitori. No, scusa Dana, ma mi spiegate cosa cavolo stavo facendo? Vabbè, tralasciamo le acrobazie di Maya. Eccoci, ok, ora siamo saltate sul letto, ancora peggio. Abbiamo deciso di giocare a carte, ovviamente a burraco. Visto che non volevo giocare a carte, ho deciso di portare Ginger a fare un giro per l'hotel. Possiamo notare che Dana ha fatto parecchia fatica a salire sul letto. Le sue doti da atleta si vedono in queste cose. Jade è già bella che morta. Beh Maya, anche tu devi ammettere che con le coperte hai avuto qualche difficoltà. In pratica l'avevamo messa al contrario. Ma spiegatemi di nuovo, ma che cavolo stavo facendo? Vabbè, direi che hanno vinto le coperte. Mi sa di sì. Meglio spegnere la luce.